Nell'ultima puntata abbiamo dato questa definizione di escatologia, la dottrina che riguarda i destini ultimi dell'umanità e del singolo. E qua però dobbiamo iniziare a fare un distinguo. Destino dell'umanità o destino del singolo? In alcune scuole di pensiero, vedi il cristianesimo, la prospettiva è totalmente individuale. Gesù ha preparato per noi nell'altro mondo tante case, non un recinto. La salvezza è individuale, dipende da un lato dalla grazia di Dio e dall'altro, almeno nella prospettiva cattolica, dalle opere compiute verso il prossimo, ma è individuale. Hegel ci pone davanti a una prospettiva diversa. Per Hegel tutto ciò che è razionale è reale e tutto ciò che è reale è razionale. E come funziona la razionalità e quindi la realtà secondo Hegel? Tre parole, sole, cuore, amore, no vabbè, sta gag l'ho già fatta l'altra volta, tre parole, tesi, antitesi e sintesi. L'intelletto intuisce un'idea e la pone, tesi. Ricordiamo che le idee, se ricordiamo Kant, le idee si intuiscono, non si deducono, le idee vengono, cadono come dalle stelle sopra di me, le idee cadono. Quindi l'intelletto intuisce un'idea e la pone come tesi. La ragione crea un concetto che neghi l'idea intuita dall'intelletto e ne crea quindi questa antitesi. Poi, sempre la ragione, in risposta all'antitesi, crea un altro concetto che si chiama appunto sintesi e che sintetizza la tesi e l'antitesi, che torni in un certo senso a quanto intuito in fase di posizione della tesi, però conserva, supera, ma conserva quanto espresso in prima istanza dalla ragione attraverso l'antitesi. Questo processo, c'è una parola specifica in tedesco, questo processo di conservare ma superare, e si chiama Aufhebung. E quindi attraverso questo processo dialettico che prevede nella sua fase finale un Aufhebung della antitesi, Hegel non intende l'assoluto identico a se stesso, la famosa frase una notte in cui tutte le vacche sono nere. No, no, intende un assoluto che contiene, oltre naturalmente all'identico, anche il differente. In quest'ottica dialettica, sempre Hegel ci parla sì di spirito soggettivo, che dialetticamente si sviluppa dall'anima alla coscienza all'autocoscienza, ma anche di uno spirito oggettivo, uno spirito oggettivo o spirito sociale in antitesi allo spirito soggettivo, e che a sua volta è composto dal diritto, che è la libertà in astratto, dalla moralità, che comprende l'accettare l'imperativo categorico, ma appunto l'imperativo categorico non libero, e quindi diritto e moralità andranno a sintetizzarsi all'interno della eticità, che appunto è libera e consapevole accettazione dell'imperativo categorico. L'eticità poi a sua volta è divisa in tre momenti: quello della famiglia, dove si è uniti soltanto dall'amore; quello della società civile, dove si è uniti soltanto dall'interesse; e quello dello Stato, dove si è uniti appunto in sintesi sia dall'amore che dall'interesse di ogni individuo. A sintetizzare lo spirito soggettivo e lo spirito oggettivo c'è lo spirito assoluto nei suoi tre momenti: l'arte, che è intuito dell'assoluto; la religione, che è rappresentazione dell'assoluto, forma dell'assoluto, però attenzione, forma, non ancora concetto. Perché lo spirito assoluto sarà concetto nel suo terzo e ultimo momento finale, che è quello della filosofia, che appunto sintetizza l'assoluto intuito nell'arte e rappresentato dalla religione, lo manifesta nella sua forma più perfetta, il concetto, quindi l'assoluto che si è trasformato in un concetto e che quindi la ragione umana arriva all'assoluto. E qui notiamo in maniera proprio evidente la secolarizzazione del cristianesimo. Ne abbiamo già parlato nello scorso video, però oltre che notarlo qui, la secolarizzazione del cristianesimo la notiamo in un punto ancora più importante. L'escatologia religiosa è un'escatologia di speranza, di attesa. Non a caso, in termini di storiografia, escatologia, quando si parla di escatologia medievale, si intende il vivere ogni giorno uguale all'altro, ciclicamente uguale all'altro. Magari la storiografia magari mette in secondo piano, quando utilizza questo termine tecnico, l'attesa della fine del mondo, ma quando la storiografia parla di escatologia medievale intende proprio
ogni giorno uguale all'altro, proprio ad indicare che l'escatologia, quella religiosa, quella cristiana, è di attesa, di speranza. Con Hegel invece non c'è la speranza, ma c'è la certezza, la stessa certezza che ti può offrire la matematica, ad esempio. E la certezza è appunto una cosa del mondo, una cosa secolare, e in questo aspetto di Hegel, forse più che negli altri, notiamo la secolarizzazione del cristianesimo. Un errore che non dobbiamo fare quando studiamo Hegel è quello di confondere lo spirito oggettivo con lo spirito del mondo. Lo spirito oggettivo o spirito sociale è l'antitesi allo spirito soggettivo, e l'abbiamo visto proprio appunto qualche secondo fa. Lo spirito del mondo, Weltgeist, invece è l'azione umana, la coscienza umana, l'essenza umana, storica e sovrastorica, nella sua azione e nella sua presenza. L'insieme, il catalogo, la scatola, dove ci sono tutti gli obiettivi raggiunti dagli esseri umani, dall'umanità. Nel video precedente sulla storia lo chiamavamo l'eredità. Io li chiamo punti. Tutte le cose dell'universo, tutte le cose e tutte le cose nel loro darsi, nelle loro possibilità e nelle loro interpretazioni. I punti esistono già tutti in potenza, sta allo spirito del mondo metterli in atto. I punti sono tutte le cose che sono. Achtung! Nei video precedenti, Fabio, non avevamo detto che tutto è di default. Non avevamo detto che l'essenza implica in sé tutte le proprietà, quindi l'esistenza, la verità, la realtà. E non avevamo detto che tutto ciò che è potenza è già atto. Certo, però ricordiamoci perché tutto è di default. Tutto è di default perché il non essere non può non essere, perché se non sarebbe non potrei nemmeno porlo. Quindi, tutto ciò che possiamo porre, che possiamo immaginare, è. Ma ciò che non possiamo porre, che non possiamo nemmeno immaginare, non è. Il percorso del progresso umano è proprio quello di accumulare questi punti in questa grande scatola che è lo spirito del mondo. Ed è proprio grazie all'accumulare questi punti che ciò che non è nemmeno immaginabile, non è ponibile, diventa ponibile e quindi ente. Anche se questo ente era già prima, solo che se non illuminato dalla coscienza umana, è come se non fosse inerme. Il senso della vita umana e quindi sbloccare tutti i punti, e quando l'avremo sbloccati tutti saremo tutto in tutti. In una delle prossime puntate andremo a vedere come questo schema, bene o male, appartenga a parecchi, parecchi pensatori dell'età moderna. Tutto in tutti, dicevamo, ma quindi tutto vuol dire tutto, anche le cose negative. Questo dilemma non è nuovo nella storia della filosofia, anzi è vecchio come Pippo Baudo, se lo chiedeva già Platone nel Parmenide, nel suo dialogo il Parmenide. Tutto vuol dire anche le cose vili, il fango, il lerciume? Sì, tutto vuol dire anche questo. Fine. Platone chiaramente argomenta un po' meglio di come sto facendo io adesso. Più avanti ci farò un video a parte, quindi accendi la campanella per non perdertelo. Quindi pure fare cose senza senso, addirittura fare cose brutte è progresso. Cioè, se devi fare tutto, allora anche fare cose brutte è progresso. E qui ci viene in soccorso ancora quella parolina che abbiamo studiato all'inizio, Aufhebung, che appunto vuol dire superare ma conservare contemporaneamente. Una cosa senza senso è destinata ad essere aufhebungata e troverà il suo senso ad un nodo più alto. E quindi a questo punto io qualsiasi cosa faccio sto progredendo, quindi sono in un certo senso condannato a progredire, perché qualsiasi cosa faccia io sto progredendo, sono condannato. Non proprio. Tu, una volta che il punto l'hai sbloccato, l'hai messo nella scatola, l'hai sbloccato, punto. Se sto sempre lì ad accendere e spegnere lo stesso punto, a prenderlo, a metterlo nella scatola e a toglierlo, io non sto progredendo, sto ripetendo. E modelli di vita come quello capitalistico vivono proprio grazie a questa ripetizione. Anzi, il capitalismo nella sua perversione ti dà l'illusione di progredire, ma tu stai semplicemente consumando. Il capitalismo si basa sul fatto che tu, una volta che avrai consumato, non chiederai null'altro che consumare. Certo, consumare sempre cose più raffinate, ma questo non è progresso, è consumare, è fare sempre lo stesso atto. Il capitalismo campa di questo, e mi pare che in Occidente sia vivo e vegeto il capitalismo. Comunque ce ne occuperemo meglio quando parleremo di filosofia politica, naturalmente. In sintesi, per chiosare, qual è il senso della vita? Il senso della vita umana è il progredire verso uno scopo finale,
verso l'assoluto, verso il motore immobile, verso il tutto in tutti. E come si progredisce? Il progresso avviene per accumulo, bisogna accumulare punti, bisogna accumulare oggetti all'interno della scatola, coscienza all'interno della scatola, spirito del mondo. Chiaramente questa è una conclusione insopportabilmente dogmatica, insopportabilmente storicista, insopportabilmente anacronista oggi nel 2021. Non è ragione, è fede? Non proprio. Nelle prossime puntate andremo a sciogliere qualche ma e qualche però. Quindi accendi la campanella per restare sempre aggiornato. Se questo video ti è piaciuto, condividilo e noi ci vediamo prestissimo. Besos, ciao.